Allora, buongiorno a tutti. Oggi ci sarà un seminario che è tenuto dall'ingegner Pinchera, quindi per me è un grande piacere avere qui l'ingegner Lucio Pinchera. Vi do alcune informazioni: si è laureato con lode nel 92 presso questa università e mi fa piacere sottolineare che risulta avere la matricola numero 1. Nel 1996 inizia una collaborazione con l'Università San Pio V di Roma sulla gestione della qualità e quindi nel 2000 inizia una nuova collaborazione con l'Università di Firenze sulla meccanica degli urti e dei sistemi di protezione passiva. E nel 2004 fonda una società, sua società, MacCrash, e quindi è sicuramente un esperto a livello nazionale su questi argomenti. In particolare il seminario di oggi riguarda l'analisi dell'urto centrato, modello di calcolo, verifica dei risultati, correlazione sulle lesività occupanti. E quindi lascio la parola appunto all'ingegnere Lucio Pinchera. Grazie. Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie, grazie al professor Figliolini per l'invito e a questa università, a questa facoltà, cui sono ovviamente particolarmente legato per le ragioni richiamate dal professore. Spero con questo seminario di offrire uno spaccato al di là dell'aspetto squisitamente fisico e meccanico di cui parleremo, spero di trasferire anche uno spaccato dell'applicazione della ingegneria meccanica. È un'arte meravigliosa per la quale, verso la quale vi state avvicinando, e inizierò e concluderò questo seminario esattamente in questo modo, così come faccio un giro per le diverse facoltà di ingegneria in Italia che mi onorano con i loro inviti. Inizierò e finirò proprio in questo modo. È un'arte, quella dell'ingegneria, che va custodita, che va cresciuta, che va allenata, e questo è il richiamo forte che ho avuto ormai 23 anni fa quando mi sono laureato in questa facoltà, e a questo richiamo e a questo sollecito che io vi esorto e spero anche attraverso questo seminario. Ma procediamo immediatamente. Io vi ho esposto tre parti, quindi il layout di ciò di cui andremo a parlare si comprende e ricomprende in tre sezioni. Nella prima parte richiameremo una serie di formulazioni, richiami e formulazioni di fisica per modellare da un punto di vista fisica, ma da un punto di vista matematico, modellare un urto centrato. E nella seconda parte svolgeremo due case study, cioè eseguiremo due esercizi, cercherò di guidarvi attraverso due esercizi pratici, facendovi anche capire la difficoltà di chi opera con questa materia. E nella terza parte vi esporrò velocemente quali sono i termini di sperimentazione attualmente desunti in relazione ai parametri cinematici in uscita dalla ricostruzione di un urto centrato. Un necessario incipit sull'urto centrato: l'urto centrato è un tamponamento, sostanzialmente è un urto su un asse, per cui apparentemente la fisica di questo, la meccanica per meglio dire, di questo tipo di impatto è la più semplice ed è il più grande trabocchetto, lasciatemi dire, che invece capita per un ingegnere, un fisico, quando va poi nella pratica, nel mondo che ci circonda, e va a cercare di ricostruire un evento in cui si è verificato un tamponamento.
Un urto centrato da un punto di vista fisico è chiaramente più semplice, abbiamo un solo asse, non abbiamo la necessità di proiettare, scomporre i vettori velocità sugli assi, non abbiamo il problema della velocità angolare, quindi vi ho già esposto la progressione dal cosiddetto un grado di libertà, che è questo, la velocità su un asse, a due gradi di libertà, cioè scomporre la velocità sul piano lungo i due assi rispetto a un asse di riferimento, due assi XY rispetto a un asse di riferimento, tre gradi di libertà quando invece i veicoli vanno anche in rotazione, quindi oltre che avere le V, VX, VY abbiamo anche le omega e quindi tre gradi di libertà. Da un punto di vista fisico, quindi squisitamente fisico-matematico, è più semplice, no? Abbiamo da tre abbiamo un grado di libertà, ma da un punto di vista pratico, applicativo, in realtà invece è il più complesso. Sapete perché? Perché nella pratica, quando viene chiamato un ingegnere a ricostruire un evento, un incidente stradale, tipicamente non si ha un tamponamento tra due veicoli, un tamponamento a un semaforo, lì c'è anche una banalità, voglio dire, ma la questione diventa molto più complessa quando i veicoli coinvolti sono più di due. Il primo case study di cui parleremo prevede il coinvolgimento di tre veicoli, l'ultimo, il secondo caso, invece addirittura quattro veicoli e, tanto per complicarvela ancora di più, saranno veicoli di masse completamente diverse, abbiamo tre auto articolati e un veicolo intermedio. Ecco, quando si parla di un tamponamento con queste caratteristiche, vi assicuro che l'apparente semplificazione, cioè la semplificazione iniziale da un punto di vista fisico, invece passa solamente in secondo piano rispetto alla complessità dell'evoluzione dinamica che deve essere compresa. Allora, è necessario, per iniziare la nostra prima parte, un veloce excursus sulla fisica e quindi sulla meccanica dell'urto per giungere a quelle equazioni che sono assolutamente necessarie e indispensabili per caratterizzare la meccanica di un tamponamento multiplo. Ecco, da questo momento in poi lasciamo stare il tamponamento, il banale tamponamento urbano, cittadino, entriamo invece come ingegneri. La nostra mission, la nostra missione è quella di interpretare, fornire risposte su un evento più complesso e quindi parleremo di tamponamento multiplo. Da questo momento in poi, se ometterò la parola multiplo, la daremo per assodato. E allora noi sappiamo che quando c'è un impatto, c'è un urto, vi chiedo scusa se soprattutto all'inizio forse alcune cose appariranno banali, ma è dalle cose apparentemente banali che si poi ricostruisce la complessità di un evento. Allora, dalla legge del moto di Newton noi sappiamo che in una collisione c'è uno scambio di forze, altresì detta l'eguaglianza delle forze di contatto. È uno dei principi fisici che nella mia esperienza, nei miei 23 anni di attività, risulta più ostico per chi non è laureato, cioè riuscire a spiegare che in un urto due corpi, indipendentemente da come sono, si scambiano delle forze è qualcosa che risulta veramente difficile per chi non ha delle conoscenze di base da interpretare, eppure noi sappiamo benissimo che è così, e quindi in una collisione noi abbiamo un bilancio di forze. Abbiamo quindi che la massa del primo veicolo per la sua accelerazione più tutto quanto riferito al secondo veicolo è uguale a zero, abbiamo un bilancio. E allora, tornando a quello che dicevamo poc'anzi, cioè la modellizzazione a un grado di libertà piuttosto che due o addirittura tre, vi espongo qui nel basso una veloce rappresentazione che restituisce il senso fisico di ciò di cui stiamo parlando. Allora, due veicoli che vengono in collisione si scambiano delle forze. Questa forza, altresì detta impulso, noi chiamiamo
la chiamiamo retta d'impulso, ha il suo centro nel punto di contatto dove inizieranno le deformazioni dei veicoli. La forza e quindi la retta d'impulso o forza d'azione, la potrete trovare nei diversi testi, viene richiamata in due modi, ma è essenzialmente la stessa cosa. La retta di impulso o la VDOF, in inglese la retta principale di scambio delle forze, viene quindi a dislocarsi rispetto il centro, il punto di inizio deformazione, e a seconda di come viene a trovarsi rispetto il baricentro dei veicoli innesca o meno dei movimenti rotatori. Ecco, quindi è la spiegazione del passaggio da un grado di libertà fino a tre gradi di libertà di cui parlavamo, cioè l'introduzione della omega. È chiaro che se la retta d'impulso passa per uno o entrambi i baricentri, come nel caso dell'urto centrato, veicoli allineati su uno stesso asse, vettori velocità concorrenti, è chiaro che la retta d'impulso passa per i baricentri. Se passa per il baricentro non vi è il braccio della forza e quindi non c'è movimento rotatorio. Ecco perché parleremo solo di V e non di omega. A mano che uno dei due veicoli si trova in una posizione di offset rispetto all'altro, cioè di rotazione, come in questo caso rispetto il vettore velocità, ecco che la VDOF, la retta d'impulso, concretizza una distanza rispetto ai baricentri e quindi necessariamente si innescano, ovviamente se c'è un braccio, se c'è una forza e c'è un braccio ci sarà un movimento, se c'è un movimento chiaramente è una rotazione. Noi sappiamo che a seconda se il baricentro si trova alla sinistra della retta d'azione il movimento sarà rotatorio, sarà di tipo antiorario. Se il baricentro si trova alla destra rispetto alla retta d'azione, il movimento rotatorio che si innesca sarà di tipo orario. Questi sono i fondamenti dell'analisi meccanica di un urto, quindi capire immediatamente se siamo di fronte a una situazione a 1, 2 o gradi di libertà, perché poi la modellizzazione del protocollo di calcolo deve seguire questa analisi. È chiaro che la dislocazione e la forma della deformazione del veicolo è una informazione importante, strategica per chi vuole analizzare un urto, e ne parleremo ancora di questo. Attenzione, quest'altro caso, vediamo, vi propongo un urto con particolare offset, cioè veicoli sfuggenti, chiamiamo un urto sfuggente, questo è un tamponamento, questo invece era un urto frontale. Vedete che qui in questo caso la retta d'impulso si pone per entrambi i veicoli, pone il baricentro alla destra e quindi entrambi andranno in rotazione. Questo vi permette già di capire che cosa aspettarsi nella fase post-urto. Ok, allora se noi integriamo nel tempo d'urto, integriamo il bilancio energetico tra due corpi in collisione, otteniamo questa relazione, ovviamente, e risolvendo passiamo dall'integrale, otteniamo il delta V. È un primo punto fondamentale per la caratterizzazione fisica, come vedremo. E allora otteniamo che la massa di un veicolo per la propria differenza di velocità, qui dentro cosa c'è? C'è la velocità che è all'inizio meno la velocità post-urto. Quindi la sua massa per la differenza di velocità ottenuta dal suo integrale è uguale a meno del segno meno a quella dell'altro veicolo, dove il delta V è uguale alla differenza di velocità, come vi dicevo poc'anzi, del singolo veicolo tra il post-urto, da questo momento in poi chiamato con W, e anteurto V. Quindi otteniamo due relazioni, diciamo in questo momento più concettuali
di fisica che matematiche, che ci introdurranno al protocollo per collegare l'energia di deformazione al delta V. E allora, se proseguiamo, siamo giunti al teorema dell'impulso. Ecco, io vi richiamo degli spot ovviamente di fisica che avete certamente studiato nei vostri, avete già fatto negli altri esami, ma l'intento è proprio di, no, di ritirare fuori concetti a voi ben noti e modellarli in un percorso che vedrete vi condurrà poi a capire come si caratterizza un urto centrato multiplo. Attenzione! È chiaro che dal teorema dell'impulso il rapporto dei delta V di due veicoli è uguale al rapporto inverso delle masse. Attenzione ragazzi, siamo partiti dal teorema di Newton, il famoso teorema ostico a tutti. Com'è possibile che due veicoli, uno è un camion, uno è una bicicletta, com'è possibile che nel momento dell'urto si scambiano delle forze? È così. Forse la differenza tra chi ha dei concetti di fisica maturati e chi no. Tutto parte da lì. Attenzione, perché questa relazione vale per ogni tipo di urto ed è indipendente dalla rigidezza del veicolo. Stiamo avvicinando un altro contenuto a voi ben noto, no? Un altro contenuto, un fondamento di fisica, il principio di conservazione delle quantità di moto, ma sono aspetti, principi di fisica che ancora non vertono sull'energia. Attenzione, abbiamo parlato di masse, abbiamo parlato di velocità, ma non abbiamo parlato di energia. Infatti, il principio di conservazione delle quantità di moto afferma che le quantità di moto in un urto vengono, si conservano, ma non parla di energia. Infatti, per un ingegnere, per un fisico, l'energia è un elemento a corollario e di controllo per il calcolo delle velocità e per la verifica dell'esatta applicazione del principio di conservazione di quantità di moto, proprio perché il limite di tale principio è che non contempla le energie, non ci dà nessuna informazione sull'energia, ma l'energia, stiamo parlando di energia di deformazione, è direttamente collegabile alla risposta strutturale di un veicolo. E allora qui capiamo le osservazioni di chi certi principi di fisica non li ha ben compresi, e abbiamo adesso, fino adesso ho sorriso, ma abbiamo la risposta per loro. Cioè, un conto è la forza che viene scambiata in un urto, un conto è l'energia. Dove nasce la grande confusione? Che si spesso nel pensiero l'energia viene sostituita alla forza. Allora si dice, ma com'è possibile che una bicicletta in un urto possa provocare un danno su un mezzo pesante, no? Su un camion. Ecco, attenzione, lì non stai ragionando in termini di velocità, di forza, stai ragionando in termini di deformazione. Arriveremo a questo. E quando si parla di energia e deformazione, allora entra in gioco la risposta strutturale del veicolo. E allora sì, un veicolo di moderna generazione, un 5 stelle Euro NCAP, è molto diverso da un veicolo di 30 anni fa che non aveva quella risposta strutturale. E quindi in questo momento non ci stiamo occupando di energia, ma guardate che potremo passare all'energia da questa stessa relazione se al primo membro non parleremo più di velocità, ma esprimeremo energia, cioè vogliamo cercare l'energia, e a questo punto nel secondo membro, oltre le masse, sarà necessario introdurre un parametro collegato all'energia, che è la rigidezza.
E dunque in questo momento mi interessa definire le velocità e quindi non entrano in gioco le energie e quindi le rigidezze. Nel momento in cui volessi invece ragionare sull'energia e capire perché il veicolo M1 ha un certo tipo di profilo di deformazione e invece M2 ne ha tutt'altro, ecco che allora al primo termine non parleremo più di velocità, ma parleremo di un parametro energetico, e al secondo termine, oltre che le masse, dovremo introdurre un parametro, un coefficiente che restituisce la efficienza, cioè la rigidezza del veicolo. E uno spot, perché è giusto che poi nei seminari, a mio modo di vedere, si lanciano un po' delle sfide, questo parametro al secondo membro, quando si parlerà di energia, noi lo chiamiamo B piccolo, che è la rigidezza, e sapete qual è l'ordine di grandezza, cioè come si esprime B piccolo, secondo voi? Allora, si esprime in secondi, e secondi alla meno 1. E guardate, perché quando si parla di energia, entra in gioco la risposta strutturale, e allora la risposta strutturale è come si deforma nel tempo. Ecco che allora questo parametro di rigidezza è stato poi ricostruito proprio in termini di temporalità. Entra in gioco il tempo della deformazione. Ma avremo modo di ritornare. Questa relazione, tornando quindi alla velocità e non all'energia, ci dice, sempre rispondendo a chi, al nostro amico, che ha un po' difficoltà a capire questo concetto dell'eguaglianza delle forze di contatto in un impulso, bene, questa relazione ci dice, gli dà una risposta. Allora, innanzitutto abbiamo la possibilità di dirgli, guarda, stiamo parlando di velocità e non di energie, tu stai pensando all'energia e non alla velocità, ma soprattutto ci dice, attenzione, che un veicolo più pesante chiaramente subirà una variazione di velocità minore. Avremo la possibilità nel secondo case study di vedere proprio questo. Abbiamo un mezzo pesante e con una piccola autovettura, una Saxo se ricordo bene, e avremo appunto la possibilità di vedere che in questi casi il mezzo più pesante, a seguito dell'urto, avrà una variazione di velocità veramente contenuta proprio per questa legge fisica, il teorema dell'impulso. Andando avanti, nella precedente slide, nella parte inferiore, avete avuto modo di vedere già l'esplicazione banale, conoscete molto bene, del principio di conservazione delle quantità di moto e un urto centrato, una sola equazione. La V di OF di cui abbiamo parlato passa per i baricentri, non abbiamo necessità di scomporre la V su Vx, Vy, quindi introdurre i coseni e i seni rispetto a un asse di riferimento che potete scegliere come vi pare. A questo punto introduciamo il termine della velocità relativa. Si definisce la velocità relativa in un urto, quindi urto, non urto centrale, in un urto, la velocità relativa è la differenza della velocità dei due veicoli. Attenzione, se introduciamo il sistema inerziale baricentrico, cioè se noi consideriamo il baricentro equivalente di due veicoli collisi, veicolo 1, veicolo 2, e abbiamo un baricentro equivalente, a volte questo riferimento inerziale è estremamente comodo perché la proprietà del baricentro è molto utile, la vedremo anche nel seguito, molto utile per il semplice fatto che il baricentro si muove in un urto, baricentro equivalente di due veicoli collisi, si muove con una velocità uniforme oppure con velocità nulla. È chiaro? E questa proprietà del baricentro è estremamente utile nello sviluppo dei protocolli di fisica e di matematica. E allora, se volessimo introdurre questo sistema inerziale baricentrico, è chiaro che i due veicoli a questo punto dovrebbero essere intesi come puntiformi e quindi dovremo introdurre il centro di massa dei veicoli. Attenzione, perché la velocità relativa
a seconda del sistema che vogliamo scegliere, quindi sistemi relativi, non baricentrici, è uguale alla differenza di velocità dei due veicoli, ma se volessimo introdurre il sistema baricentrico è uguale alla differenza di velocità dei centri di massa. Attenzione, perché la velocità relativa è ovviamente, la relazione lo espone molto chiaramente, è positiva se i veicoli si avvicinano, viceversa se si allontanano. E se è vero che la velocità relativa è la differenza di velocità V1, V2 ante urto, parallelamente abbiamo che la velocità relativa post-urto è uguale alla differenza di velocità post-urto dei veicoli. Quindi abbiamo VR e VWR. Attenzione, se passiamo al sistema inerziale baricentrico, anche in questo caso sarà riferito ai centri di massa. E allora a questo punto, ragazzi, se ricordiamo la definizione del delta V1 e delta V2, così come abbiamo detto, e ricordiamo, quindi abbiamo testé detto la definizione della velocità relativa, deduciamo sostituendo a delta V1 e delta V2, sostituendo V1 e V2, abbiamo la possibilità di esplicitare le velocità relative in funzione del delta V, e quindi otteniamo una relazione estremamente utile, come vedremo, cioè la differenza delle velocità relative è uguale alla differenza di velocità dei singoli veicoli. Passaggi matematici estremamente semplici. Ecco, io vi guiderò passo passo e vedrete che arriveremo alla fine a tre equazioni che sono determinanti e permettono di costruire qualsiasi tamponamento multiplo. Ok? Allora, altro passo, ma sappiamo dal teorema dell'impulso che m per delta V1 è uguale a m1 per delta V1 è uguale a meno del segno, sempre per la legge di Newton da cui siamo partiti, espressa in termini del teorema dell'impulso, è uguale a meno m2 per delta V2. Ma abbiamo poco fa ottenuto VR, la relazione che lega la differenza di velocità relative, e a questo punto, ponendo a sistema e sostituendo nella prima una volta delta V1 e una volta delta V2 dalla seconda relazione, abbiamo la possibilità di esplicitare il delta V1 e il delta V2. Attenzione, perché in realtà se sostituite vi verrà VR meno VR, ma ci verrà comodo. Quindi se qualcuno proverà a fare questo passaggio, nelle sostituzioni verrà VR meno VR, ma ci verrà molto comodo invece riportarla in questo modo, perché come vedrete nella successiva slide abbiamo la possibilità di introdurre il coefficiente di Poisson. Molto semplicemente, ripeto, sostituendo nella prima delta V1, una volta delta V1 e una volta delta V2 dalla seconda relazione, abbiamo la possibilità di esplicitare le differenze di velocità dei due veicoli in funzione delle masse e delle velocità relative. Va bene? A questo punto, se funziona il telecomando, funziona. Introduciamo un termine, ecco, ogni tanto, come vi dicevo, richiamiamo fuori dei concetti, impulso, legge di Newton, adesso velocità relativa, sistema inerziale baricentrico, ogni tanto ve le richiamo, centro di massa, e adesso coefficiente di restituzione, altresì detto coefficiente di Poisson. Io, quando ormai tanti anni fa ho cominciato ad innamorarmi di questa disciplina, rimasi veramente molto interessato a questo coefficiente di Poisson. E guardate che in realtà viene assegnata questa intuizione a Poisson, ma in realtà è di Newton.
perché fu il primo a capire che esiste, Newton, che esiste un rapporto di proporzionalità tra l'impulso nella fase di compressione e l'impulso nella fase di restituzione. In buona sostanza, osservando la quotidianità, ebbe l'intuizione di capire che c'è in una collisione, c'è una parte elastica e c'è una parte, quindi, di restituzione. La palla che viene compressa e che poi riprende la sua forma, e una parte invece plastica, cioè di deformazione permanente. E è il ponte tra il ragionare in termini squisitamente di velocità, come ci permette il principio di conservazione di quantità di moto, e passare invece all'energia. Ricordate prima quando vi ho detto i rapporti dei delta V sono uguali all'inverso delle masse, ma lì dentro non c'è l'energia, si parla solo di velocità. Se invece parliamo di energia, la situazione è più complessa. Perché? Perché entrano in gioco le resistenze, la prestazione del veicolo, non ti posso rispondere, la prestazione, la risposta strutturale del veicolo. E Poisson riuscì ad esprimere questo coefficiente di restituzione, cioè restituisce quanta parte di energia viene restituita. Questo è, e è un numero che espresso in termini percentuali restituisce esattamente della sua importanza, no? In percentuale quanta parte viene restituita, cioè quanta parte di quell'energia nell'urto è effettivamente dissipata per la deformazione strutturale e quanta invece viene restituita. E dunque, ovviamente, espressa in questi termini, è relazionabile alle velocità relative, non certo alle velocità dell'una o solo dell'altra, perché esprime la restituzione elastica in un urto, e in un urto partecipano entrambi i veicoli. Questo è un altro dei più grandi ostacoli, gli iceberg io li chiamo, quando non si maneggia, permettetemi questo brutto termine, ma restituisce il senso. Cioè in un urto, quando si parla di energia, non si può considerare un veicolo, un mezzo staccato dall'altro, cioè ragionare per l'uno e poi separatamente per l'altro. Ce lo dice proprio il coefficiente di Poisson, cioè entrambi partecipano alla compressione, entrambi partecipano alle deformazioni reciproche. La differenza tra un profilo di deformazione e l'altra cosa lo fa? La risposta strutturale, ma entrambi partecipano. Perché? Perché la legge di Newton dice che in un urto due corpi scambiano mutuamente le forze. Ok? E allora è chiaro che la restituzione, quanto viene restituito, lo possiamo desumere proprio dalle velocità relative. Perché? Questa è un'intuizione, ma è un'intuizione geniale, molto, è molto semplice nella sua genialità. Perché? E beh, voi capite che se epsilon fosse uguale a 1, significa che nell'urto non è accaduto assolutamente nulla, tanto erano le velocità ante urto, tanto sono post urto, e quindi sostanzialmente non c'è assorbimento energetico per le deformazioni, e quindi è un urto totalmente elastico, e perciò epsilon uguale a 1 in termini percentuali 100%. Se invece epsilon scende al limite a 0, siamo nella condizione opposta, cioè
tutta l'energia cinetica, velocità, nell'urto è stata effettivamente dissipata, trasformata per meglio dire, a questo punto, in deformazioni. Quindi avremo dei veicoli spaventosamente deformati, abbiamo un coefficiente epsilon, quindi che restituisce di questa meccanica dell'urto che tende praticamente a zero, e abbiamo i veicoli che avranno all'uscita, rimarranno sostanzialmente solidali, attaccati. Guardate un po', è il tipico tamponamento, no? Nel tamponamento due veicoli che tampono tendono a rimanere tendono a rimanere in contatto. E allora epsilon in realtà è anche un po' di più che solo il termine della deformazione, è anche un po' di più, esprime il parametro sul post-urto, sulla dinamica post-urto, ok? E torneremo su questo aspetto, proprio nei case study, cioè negli esercizi, e sarà più chiaro. E allora, se abbiamo introdotto il coefficiente di Poisson, ricordiamo le espressioni del delta V1 e capite perché vi ho fatto esprimere VR-VR dalla relazione, ve l'ho fatta esprimere in questo modo qui, con il rapporto moltiplicato ovviamente per VR. Perché? Perché ho la possibilità di introdurre epsilon e ho quindi la possibilità, dov'è l'utilità e l'intuizione, ho la possibilità di togliere questa e di ragionare solo su questa, che è l'anteurto, che è il mio problema. Cioè, il mio problema è capire in un tamponamento qual è la velocità dell'una e dell'altra, e per capire chi ha tamponato. Ci siete? E allora io utilizzo Poisson per togliermi il problema della velocità relativa post-urto e quindi esplicitare il delta V in funzione sostanzialmente del VR. Quindi, sostituendo epsilon nelle due relazioni, abbiamo la possibilità ancora di sviluppare il delta V1 e delta V2 in altra forma. A questo punto, per comodità, introduco la massa equivalente del sistema, vi riporto sostanzialmente al sistema inerziale baricentrico, e quindi esprimo la massa equivalente del sistema uguale al rapporto delle due masse diviso la somma. E a questo punto sono pronto finalmente a parlare di energia. Questo è il punto essenziale. Cioè, fino ad ora, anche se vi ho costantemente sollecitato sugli aspetti energetici, ma abbiamo parlato di delta V, di velocità, di massa, abbiamo detto queste equazioni, così come il principio di conservazione della quantità di moto, non ci aiutano a capire l'energia. Abbiamo capito che il coefficiente di restituzione è il ponte di collegamento. E allora dobbiamo capire cosa accade da un punto di vista energetico, quindi ulteriori richiami di fisica che avete certamente fatto nei vostri 3 anni, che cosa accade da un punto di vista energetico, perché adesso ci interessa sviluppare questa seconda parte, quindi abbiamo sviluppato la prima parte, abbiamo parlato di velocità, di delta V, ora dobbiamo capire e interpretare gli aspetti energetici. Allora, intanto l'energia cinetica, se torniamo al sistema inerziale baricentrico, è uguale all'energia cinetica del baricentro di due corpi collisi. Se ci mettiamo nel sistema baricentrico, l'energia cinetica è uguale all'energia cinetica del baricentro, baricentrica, più chiaramente l'energia cinetica relativa dei due veicoli che collidono. Quindi, per intenderci, è uguale a un mezzo m1 più m2 per la velocità del baricentro al quadrato del sistema inerziale, più un mezzo mv quadro r, cioè dei due veicoli riferiti al loro centro di massa. Questo è chiaro, no? Come energia cinetica. E allora,
Se entriamo nella fase di compressione, siamo proprio nel cuore del tema, del nostro tema, un urto. Allora, nella fase di compressione noi abbiamo che, per tutto quanto abbiamo già detto e richiamato, abbiamo che l'energia assorbita è uguale a una quota parte di energia restituita, perché è vero che viene restituita, ma è pure vero che c'è, per cui attenzione, non dobbiamo dimenticarcela, perché comunque è una parte della fase di compressione. Quindi abbiamo un'energia restituita e un'energia di deformazione che è appunto vedibile attraverso le deformate. Ma nella fase di compressione noi abbiamo che nella fase iniziale di compressione, quindi abbiamo che l'energia, la fase iniziale di compressione è la somma, a questo punto ovviamente, dell'energia cinetica del baricentro più l'energia assorbita. Invece quella finale è sempre del baricentro, ma ricordiamo l'utilità del sistema baricentrico, perché la velocità del baricentro o è costante o è moto, si muove appunto, il baricentro si muove con moto uniforme, quindi a fine della fase di compressione è uguale sempre all'energia cinetica del baricentro, siamo nel sistema baricentrico, più l'energia restituita. E allora se noi risolviamo rispetto ad EA l'energia assorbita, se noi risolviamo rispetto l'energia assorbita, abbiamo che l'energia cinetica del sistema baricentrico, cioè un mezzo M1 più M2 per la velocità del baricentro al quadrato, più EA, ma più meno l'energia del baricentro. E quindi, come sapevamo già da un punto di vista concettuale, l'energia cinetica del baricentro compare sia con il più che con il meno nell'energia assorbita, quindi si elide. In buona sostanza, da questa relazione, esprimendo questa relazione, E con A è uguale a E, C con I meno E con G, ma dove E con C con I è uguale alla velocità, all'energia cinetica del baricentro più l'energia cinetica della velocità relativa, è chiaro che questo e meno questo rimarrà semplicemente che E con A, cioè l'energia assorbita, è uguale proprio all'energia cinetica riferita alla velocità relativa dei due veicoli. Se ripetiamo lo stesso ragionamento, le stesse equazioni che fanno capo al sistema, ovviamente con riferimento al sistema baricentrico, otteniamo a questo punto che anche l'energia di restituzione a questo punto sarà uguale all'energia cinetica del baricentro meno l'energia E con G, quindi si elidono, più l'energia cinetica post-urto, quindi riferita alla velocità relativa post-urto. E quindi abbiamo la possibilità di esplicitare esattamente cosa avviene nella fase di compressione. Cioè nella fase di compressione accade proprio questo, che l'energia assorbita, che per quanto abbiamo detto è uguale all'energia cinetica riferita alla velocità relativa ante urto, è uguale all'energia cinetica post urto, quindi con la velocità relativa post urto, più l'energia di deformazione. È estremamente utile questa relazione, perché possiamo esplicitare finalmente ciò di cui ci stavamo interessando e che ci serviva come collegamento anche sulle velocità. E quindi, risolvendo, abbiamo che l'energia di deformazione è uguale, e lo leggete da soli, attenzione, compare VR meno VWR al quadrato, ma ricordando di nuovo epsilon, il parametro epsilon, abbiamo la possibilità di esprimerlo in questi termini qua, e quindi è estremamente comodo, perché abbiamo l'energia di deformazione dei veicoli è uguale a un mezzo della massa comune, la massa quindi equivalente del sistema, per 1 meno epsilon quadro per la velocità relativa al quadrato.
A questo punto, esplicitando questa relazione rispetto alla velocità relativa, abbiamo finalmente collegato le velocità alla energia di deformazione attraverso il coefficiente di Poisson. Mi chiedo scusa, ma mi trovo più comodo così. Alla velocità, abbiamo quindi la velocità relativa, quindi V1 meno V2 è legata all'energia di deformazione dei veicoli, che ovviamente deve computare il parametro epsilon, cioè la restituzione, e guardate che nella energia di entrambi i veicoli e la velocità relativa ci aspettiamo infatti la partecipazione, lasciatemelo dire, proprio di entrambe le masse, e infatti compare la massa comune. A questo punto, se ricordiamo le espressioni dei delta V1 e delta V2, così come poc'anzi le abbiamo dedotte, abbiamo la possibilità di sostituire VR, il termine che abbiamo calcolato, moltiplichiamo e dividiamo, nel caso di delta V1 moltiplichiamo e dividiamo per M1, nel caso di delta V2 moltiplichiamo e dividiamo per M2, quindi qui comparirà il termine MC, perché sappiamo che M2 per M1 diviso M1 più M2 è esattamente MC. Possiamo portarlo sotto radice, quindi sarà MC al quadrato, ma siccome abbiamo un MC al denominatore, il denominatore sparirà e rimarrà solamente MC al numeratore, portiamo di nuovo 1 più epsilon dentro e abbiamo finalmente, per delta V e per delta V2, abbiamo le relazioni che ci permettono di desumere qual è la differenza di velocità del primo veicolo e del secondo veicolo in funzione dell'energia di deformazione di entrambi per le masse comuni e ovviamente il coefficiente di Poisson. E torno su questo aspetto. Guardate che il singolo veicolo, stiamo parlando di delta V1 e parliamo di delta V2, subisce una variazione di velocità per la propria partecipazione, ma anche per quella del secondo. La legge di Newton, l'eguaglianza delle forze di contatto in una collisione. E non è quindi fisicamente possibile risolvere un problema di ricostruzione della meccanica, quindi di un sinistro stradale, non contemplando il contributo di entrambi i veicoli. Considerarne solo uno e poi l'altro è un gravissimo errore di fisica e di impostazione e di sviluppo del protocollo. Queste tre relazioni, siamo partiti qualche minuto fa, quindi vi ho fatto un po' jumping tra le relazioni, ma è pane per i vostri denti, sostituzioni, eccetera. Il mio compito è stato semplicemente di tirare fuori ciò che è necessario per giungere all'utilità, alla praticità e all'impostazione di un corretto protocollo di calcolo. Queste tre relazioni evidenziate in verde sono fondamentali perché ci permettono di calcolare la velocità relativa di due veicoli in collisione e le proprie differenze di velocità. Cosa c'è in un delta V1 e nel delta V2? C'è la risposta strutturale, c'è la deformazione, c'è la capacità maggiore o minore di restituire energia in funzione proprio della prestazione e della tipicità del mezzo colliso. E allora, a questo punto noi abbiamo che la velocità relativa, sappiamo l'espressione della velocità relativa, ormai è per noi nota, e a questo punto l'intuizione, qualche circa mezz'ora fa vi ho parlato di delta V1 diviso delta V2 è uguale a meno
M2 diviso M1, parlavamo di velocità. Abbiamo detto, se volessimo sostituire ai delta V, cioè se non volessimo parlare di velocità ma volessimo parlare di energia, a quella relazione ai delta V dovremmo introdurre il parametro energetico e al secondo membro introdurre i coefficienti di restituzione. Ecco qua, allora l'intuizione è nata, cioè come possiamo praticamente parlare di energia introducendo, scuola americana, poi ripresa in Europa, introducendo un parametro, si chiama EES, Energy Equivalent Speed, cioè è la velocità equivalente utilizzata in deformazione, praticamente sta nel delta V, cioè quando parliamo delta V1 è la velocità di uscita dopo l'urto, quando tutto è accaduto, tutto è stato fatto, quando il veicolo ha performato da un punto di vista strutturale, è finito tutto, abbiamo V, W, all'inizio abbiamo V1, la velocità iniziale, qui dentro c'è l'ES, a meno ovviamente di trascurare forze secondarie, il rumore, il calore, quote parti di energia assolutamente di ordine di grandezza inferiore e che non hanno alcun senso da un punto di vista di meccanica del sinistro, ecco che nel delta V, all'interno di quel delta V, c'è proprio l'S, cioè quella quota parte di espressa in velocità, infatti stiamo parlando di delta V, quindi è una velocità che esprime energia. E allora, abbiamo anche il gesso, allora se delta V1 diviso delta V2 è uguale a meno M2 diviso M1, e parlavamo di velocità, adesso possiamo sostituire a delta V1, quindi non parlare più di velocità ante-post, ma se entriamo nell'urto, cioè per intenderci, prima parlavamo di questo, ci siete? Quando noi parliamo di delta V, noi ci stiamo interessando del prima e del dopo, ma non ci stiamo interessando di cosa accade qui dentro. Ora, se noi volessimo invece entrare qui dentro, utilizziamo un termine che è l'S, cioè velocità, ma in termini di energia, quindi sostituiamo a delta V1 e delta V2, sostituiamo S1 e S2, sempre il rapporto della massa, ma se parliamo di energia dobbiamo però tenere conto, ne abbiamo ormai detto più di qualche volta, della resistenza, della capacità strutturale, e quindi abbiamo i termini di rigidezza, B piccolo, ed è il parametro che dipende dal tipo di veicolo, quindi dalla scelta progettuale, dalla soluzione progettuale, e vedete che è calcolabile anche sperimentalmente ed è strategica questa equazione, è strategica perché ci permette a questo punto veramente di poter caratterizzare un sinistro, perché possiamo calcolare le velocità iniziali, le velocità finali, e possiamo anche ragionare cosa c'è qui dentro, cioè abbiamo la caratterizzazione completa di un sinistro. E allora noi, come tecnici e anche ricercatori, ci siamo molto interessati a questo e abbiamo sviluppato anche delle soluzioni per poter desumere questo termine energetico, magari può essere oggetto di un altro seminario, e abbiamo la possibilità, in funzione della deformata, dell'integrale della deformata e
in base ai coefficienti di piccolo che sono molto noti, ma anche l'esperienza ci ha fatto vedere che per tipologia di veicoli sono anche molto sovrapponibili tra loro, abbiamo la possibilità quindi attraverso prove di crash o ricostruzioni eseguite di trasferire da un modello a un caso in esame attraverso questa semplice relazione. Cioè, se noi abbiamo una prova sperimentale per la quale è noto M2, è noto B2 ed è noto il termine energetico, l'energia, e ce la trasformiamo in S, in velocità, il gioco è semplice, allora possiamo utilizzare questa equazione per calcolare il termine energetico, quindi entrare qui dentro, per un caso reale, semplicemente misurando la deformazione reale e quindi, conoscendo la massa del veicolo, desumere l'unica incognita, le S. Ok, e a questo punto abbiamo quindi la possibilità di entrare in questa relazione, perché se desumiamo le S con questa metodologia, ma poi ce n'è un'altra, ma sarà molto più semplice, vi faccio vedere, sono i cataloghi, è molto molto semplice, di cui immodestamente o modestamente, non lo so, uno dei cataloghi S è della mia società, ne abbiamo, stiamo sviluppando un progetto europeo per cui cataloghiamo casi, specie, e quindi abbiamo la possibilità anche per rappresentazione fotografica, abbiamo la possibilità di dare una chiara indicazione sul termine S da computare, e quindi in buona sostanza se noi desumiamo le S entriamo in questa relazione, non è nient'altro che l'energia cinetica espressa in deformazione, e quindi abbiamo tutto, perché abbiamo il primo abbiamo il numeratore, conosciamo il denominatore, epsilon tamponamento, tipicamente epsilon varia tra 0 a 1, 1 non lo sarà mai, 0 neanche, un tamponamento, se i veicoli rimangono a contatto, e tipicamente questo è il caso, sappiamo che le velocità quindi d'uscita devono essere prossime da loro, per definizione stessa il coefficiente di Poisson, epsilon è 0,1, è 0,15, è 0,2, 0,3, ma quello è, facendo una piccola poi sensibilità dei risultati, cioè con il metodo Monte Carlo, cioè facendo variare 0,1, 0,11, 0,13, 0,14 fino ad arrivare massimo a 0,3, abbiamo la possibilità di relazionare la variabilità dei risultati rispetto a VR, e in definitiva ci rendiamo conto che la variazione è estremamente, estremamente contenuta. Mi arrabbio tantissimo, ma tantissimo, quando leggo ricostruzione incidenti stradali 69,18 km/h, non ha senso, cioè per tutto quello che stiamo dicendo vi rendete conto che c'è un'insita approssimazione, quindi non ha, esprimere i termini dopo la virgola non ha alcun senso fisico, anzi esprime la, come dire, il fatto che chi sta approcciando non ha il senso fisico, cioè sta usando delle formule ma non ne è padrone, perché se ne fosse padrone, se capisse che B1 per esempio è 4237 secondi alla meno 1, si renderebbe conto che rapportando numeri alla quarta cifra rispetto alla seconda non può portare la presunzione di affermare poi come dati finali numeri, no, con certezza, non ha senso, non ha proprio senso fisico. Allora, attraverso queste relazioni, adesso, sempre se funziona, sì, iniziamo la carrellata, adesso andremo decisamente più veloci, sarà anche più, spero, più simpatico, iniziamo il primo caso di studio. Il primo caso di studio, ecco, vedete, già conto a parlare di tamponamento tra due veicoli e non c'è bisogno di chiamarci, la cosa diventa più complessa se invece abbiamo tre veicoli. E se abbiamo tre veicoli, alla fine si arriva sul luogo del sinistro, tre veicoli attaccati tra loro. Chi ha tamponato?
la questione comincia a essere un po' complicata. Ed è particolarmente complessa se la persona che è seduta qui davanti è una giovane donna che aveva perso più volte purtroppo il bambino per motivi naturali, finalmente aspettava un bambino, era in avanzatissimo stato di gravidanza e purtroppo a seguito del tamponamento perderà anche questo bambino. Allora voi capite che la questione diventa molto importante, perché un conto è che ha tamponato l'ultimo, ha causato il sinistro, un conto è che l'ha tamponato il secondo. La questione diventa ancora più complicata se la conducente della vettura Lanciafedra giura e spergiura di essere stata tamponata. La situazione diventa ancora più complessa se il conducente della Volvo V50 dice no, non sono stato io. E la questione diventa complessa se c'è un giudice che ti chiama e ti dice adesso mi risolvi il problema. La questione diventa di grandissima responsabilità, perché quale verità giuridica potrà mai scaturire da una non verità tecnica? Ecco, questo è un incipit che ho imparato 23 anni fa quando ho iniziato praticamente la mia attività di ingegnere forense, e restituisce il senso del nostro ruolo. A noi non interessa la decisione non sta a noi, ma dobbiamo essere come ingegneri profondamente consapevoli che quella decisione sarà presa solo ed esclusivamente tramite noi. Le sofferenze di chi ruota purtroppo in un sinistro stradale, è facilmente comprensibile, devono guidare la nostra coscienza, ma soprattutto, oltre alla nostra coscienza, la nostra capacità, e devono farci capire che l'approccio professionale di livello e consapevole è un presupposto fondamentale per la vita civile, perché qui si tratta di una decisione fondamentale, al di là degli altissimi risvolti economici, che però per il consulente significano una grossa responsabilità, cioè non si può sbagliare. Allora, le questioni sono queste. Allora, ho cercato di rapportare con i colori, anche se si vede forse non troppo bene, però insomma C dovrebbe essere il colore della Volvo. Adesso anticipo, lo dico già all'amico Giorgio e al professor Figliolini, che probabilmente le prossime slide comincerò C, A, B, non ci capirò nulla, però forse se va bene non commetterò errori, ma mi aiuterete. Allora, il problema è C che tampona gli altri due veicoli? Il conducente dice non è così. Il problema è, ma è B? Attenzione, su B abbiamo una doppia domanda. Ma B era già in movimento quando è stata tamponata, e quindi la sua energia cinetica ha contribuito assieme a quella della Volvo a generare i danni sull'ultima, con le conseguenze di cui abbiamo parlato? Oppure è proprio B che ha tamponato e poi dopo è arrivata C, e quindi in questo caso C non è responsabile? Ci siete? Cioè, la questione comincia a diventare un po' complessa. Allora vedete, abbiamo iniziato tutto centrato, sembra banale, ci abbiamo solo che VX, non ci abbiamo neanche VY, non ci abbiamo omega, tutto semplice. Ecco, poi andiamo nella pratica e vi rendete conto che forse è più semplice approcciare un classico incidente dove c'è VX, VY e omega piuttosto che questo. Ma andiamo avanti. Allora, abbiamo parlato di S. Allora qui forse qualcosa... Vabbè, no, ci siamo persi poco. Va bene comunque la slide. Allora, vi dicevo, noi abbiamo... aiutato molto chi approccia questa disciplina, perché abbiamo restituito sia delle formulazioni fisiche per poter desumere il termine energetico, c'è per esempio una relazione e un integrale su sei postazioni, si rileva la deformazione,
fa un integrale e si calcola l'energia di deformazione, oppure molto semplicemente, più semplicemente, attraverso questa relazione, anche qui ho partecipato alla redazione di un protocollo di calcolo, oppure il terzo metodo è per confronto, ed è molto utile, cioè si vede un veicolo similare, che tipo di danno, che tipo di energia è stata stimata e la si rapporta. Allora, il più famoso catalogo, non ho riportato il nostro, è giusto così, il più famoso catalogo è di un professore europeo, il professor Meleg, e ci aiuta molto, ecco, ci fa vedere, noi qui abbiamo il primo veicolo, abbiamo un tipo di danno del genere, è più o meno comparabile con quello che è stato già desunto, e quindi possiamo stimare un ES, quindi entriamo qui dentro, tra V1 e VW1, entriamo qui dentro e il professore ci aiuta a stimare un ES dell'ordine di circa 15 km orari. A questo punto l'energia cinetica assorbita, un mezzo, la sua massa, per l'S al quadrato, stimiamo 17.000 joule dissipati in quest'urto, ok? Andiamo al veicolo intermedio, qui c'è un urto anteriore e un urto posteriore, allora questo è l'urto rilevato, può essere più o meno equiparabile a questo veicolo, vi risparmio alcuni concetti sul parallelismo della risposta strutturale, non può essere oggetto di questo seminario, durerebbe molto. Diciamo, possiamo stimare un S di quest'ordine di grandezza, abbiamo la massa, sul posteriore, qui abbiamo praticamente lo stesso veicolo già testato, stimiamo un S di 8 km orari, anche qui quindi abbiamo la possibilità di desumere le energie in joule per l'urto anteriore e posteriore, molto semplicemente e velocemente. Abbiamo il primo veicolo, la Volvo, anche qui il catalogo ci aiuta molto, vedete, praticamente lo stesso veicolo, lo stesso tipo di danno, anche qui abbiamo la possibilità di stimare un ES dell'ordine di 8 km orari e anche qui con la solita relazione possiamo stimare l'energia. A questo punto abbiamo stimato l'energia per tutti e tre i veicoli dissipata, ok? E allora utilizziamo tutto quello che abbiamo detto fino ad ora in termini formulativi. Allora andiamo, e qui attenzione terapia, allora, tra il veicolo centrale, era la Fedra, e il veicolo A, che era quello verde, era la frontera, ok? Allora, l'energia di deformazione è la somma dei due contributi, fidatevi se fate, è 33.368 da quanto abbiamo detto prima. Sfruttiamo le nostre relazioni. L'ultima volta l'abbiamo vista in termini di MC, però per aiutarvi la esprimiamo in questo modo lo stesso. Poniamo epsilon uguale 0,1 per questa tipologia di urto, i veicoli sono rimasti praticamente a contatto, quindi lo sappiamo che il coefficiente di Poisson è più o meno centrato su questo numero qui. A questo punto possiamo direttamente esplicitare questa relazione. Abbiamo tutto. Le masse le abbiamo, l'energia di deformazione abbiamo stimata, epsilon l'abbiamo stimata, abbiamo sia di desumere VA meno VB. Sappiamo che i due veicoli hanno una velocità relativa di 30 km orari, ma possiamo anche stimare le singole differenze di velocità, cioè quanto ognuna ha perso. Esplicitiamo le relazioni che anche qui avevamo dedotto, e quindi possiamo ottenere il delta V per la Fedra e il delta V per la frontera. Ma molto semplicemente, se la velocità relativa è 30 km orari e l'ultima è la ferma, significa che la Fedra ha una velocità uguale a quella relativa che abbiamo calcolato, perché la velocità relativa è uguale alla velocità dell'uno meno la velocità dell'altra, ma se la seconda è ferma, significa che la velocità relativa è uguale alla velocità del veicolo tamponante, e quindi possiamo sostituire a velocità relativa a velocità della Fedra. Sappiamo che la Fedra ha tamponato a 30 km orari la frontera che era ferma, in modo tale da generare questa energia. A questo punto utilizziamo il principio di conservazione delle quantità di moto a un grado di libertà,
conosciamo l'espressione del coefficiente di Poisson, che è il rapporto delle velocità relative, l'abbiamo già posta uguale a 0,1, la esplicitiamo rispetto alla velocità di uscita del veicolo frontera, la esplicitiamo, abbiamo tutto, la velocità relativa è nota, epsilon è nota, lasciamo VA, la sostituiamo nel primo termine sapendo che la velocità di tamponamento è uguale a 30 km/h, questo secondo termine è 0 perché era ferma. A questo punto l'unica incognita sarà la velocità di uscita del veicolo tamponante, quindi applicando il principio dell'osservazione di quantità di moto otteniamo la velocità di uscita della fedra. Ricordiamolo questo dato, ci sarà utile, ma se abbiamo desunto la velocità di uscita della fedra, da questa relazione possiamo immediatamente calcolare anche la velocità di uscita della frontera. Abbiamo caratterizzato questo sinistro, vedete questo impatto, vedete che attraverso l'applicazione di quelle formule, che hanno un certo percorso, una certa traiettoria fisica, abbiamo desunto le velocità. Ma ricordiamo che noi abbiamo dei problemi, chi ha fatto cosa? E allora a questo punto entriamo ad analizzare l'altro urto, cioè la Volvo con il veicolo intermedio che era la Lancia Fedra. Dobbiamo collegare i due urti. Qual è il collegamento? Il collegamento è proprio questo, cioè noi abbiamo desunto che la Lancia Fedra ha tamponato a 30 km/h. Ciò significa che se il tamponamento è stato innescato dalla Volvo, se è stato innescato dalla Volvo, significa che la Fedra in uscita da quell'urto aveva proprio i 30 km/h che le saranno necessari per tamponare la frontera. Ci siete? Quindi stiamo ipotizzando, esplorando la possibilità che la responsabilità sia del conducente della Volvo. Se il conducente della Volvo è lui che tampona, in uscita da quel tamponamento la Fedra dovrà avere i 30 km/h che abbiamo già desunto. Ci siamo? È il collegamento tra i due urti. E se è così, allora andiamo ad analizzare quest'urto. Abbiamo desunto i termini energetici dalle prime slide, risolviamo l'equazione, otteniamo che la velocità relativa, quindi tra la Volvo, quindi il primo veicolo, e il veicolo intermedio è 16 km/h. Sappiamo quindi, possiamo desumere anche il delta V del singolo veicolo, ma a questo punto sappiamo che la velocità di uscita della Fedra la sappiamo già perché è il collegamento con l'altro urto, con l'altro sinistro. Ci siete? L'abbiamo appena detto. E allora, se sappiamo questo, attraverso la solita relazione, la velocità relativa è nota, epsilon è nota, la VA è la V della Fedra, possiamo desumere la velocità di uscita dell'altro veicolo, del veicolo supposto tamponante. Quindi abbiamo che la velocità della Volvo sarà 29 km/h. Entriamo nell'equazione, il principio di conservazione di quantità di moto, in modo opposto rispetto a come abbiamo fatto prima. Cioè, mentre prima conoscevamo le VA, di cui una era 0 perché era ferma, vi ricordate? E quindi per diretta conseguenza avevamo ottenuto la velocità del tamponamento della prima. A questo punto è l'inverso, cioè noi conosciamo le W, le velocità di uscita, quindi conosciamo la V della Fedra che è i 30 km/h, la V della Volvo che è 29 km/h che abbiamo appena desunto, e conosciamo la velocità relativa. Quindi abbiamo il secondo membro, mettendo a sistema l'equazione con la velocità relativa e quindi sostituendo, esplicitando rispetto a VA o VB, abbiamo quindi la possibilità di desumere quali sono le due velocità del primo tamponamento. E a questo punto è necessario riassumere un po' i risultati, e li riassumiamo in questa slide. E allora, dato certo che la frontera era ferma, allora dalla prima analisi che abbiamo fatto abbiamo capito che la Fedra ha impattato a 30 km/h, ma dall'analisi poco fa eseguita esce fuori che
e diciamo 30 km orari se tampona lei, ok? Cioè se tampona la signora che è alla guida della Fedra, noi sappiamo, abbiamo già desunto che questo veicolo deve andare a 30 km orari. Ma se invece a innescare il sinistro è questo signore qui, abbiamo poco fa desunto che lui va a 39 e la signora va a 22. Quindi noi abbiamo una doppia possibilità, dobbiamo capire. Però intanto una cosa già l'abbiamo capita. Noi abbiamo capito che la Fedra non è ferma. E qua già la dichiarazione della signora, già cominciamo a dare una prima risposta al giudice. Cioè non è fisicamente ammissibile che sia possibile che la Fedra sia stata tamponata quando era ferma, così come viene riferito dalla teste. Attenzione, non è nostro compito entrare nelle dichiarazioni, noi dobbiamo fornire certezze scientifiche. Le dichiarazioni spesso risentono anche della contestualità, dell'emozione, ok? Quindi i giudizi non fanno parte dell'ingegnere forense. Io non commento mai, non giudico, non è il mio mestiere. Io do certezza scientifica. E quando ciò non è possibile, prima mi dolgo con me stesso e mi convinco che effettivamente è così, e poi affermo questo. La sfida è quella di fornire sempre una soluzione scientifica. E quindi noi forniamo una prima risposta. Non era ferma, ma non abbiamo risolto il problema. Il problema è, va bene, ho capito che era in movimento, ma chi ha tamponato questa signora qui ha effettivamente concretizzato quel danno terribile, dovremo ulteriormente ragionare. Abbiamo due possibilità, abbiamo detto, se tampona questo signore, lui va a 39 km orari e la signora in quel movimento andava a 22 e poi hanno tamponato, ok, l'ultimo. Se invece la signora che ha tamponato, conducente della Fedra, ha tamponato prima lei, lei certamente andava a 30. Ma a questo punto la Volvo andrà a una velocità inferiore di 39, perché è chiaro, no? È un bilancio energetico fatto perno sulle energie che abbiamo definito. Beh, se l'energia non la dà la Volvo con i suoi 39, ma una quota parte la dà la Fedra con una velocità maggiore, è chiaro che la Volvo andrà a una velocità inferiore dei 39. Ci siete? Chiaro, no? Fatto perno sulla velocità, sull'energia. E allora l'intuizione qual è? Che ho combinato? Ho girato troppo velocemente le slide, ok. E allora intanto convinciamoci che la Fedra non poteva essere ferma quando è stata tamponata. E allora, se fosse stata ferma, abbiamo due veicoli fermi, Frontera e Fedra. Analizziamo questo urto, ha fatto tutto la Volvo. In questo tamponamento, per quanto abbiamo detto precedentemente, è stata dissipata questa energia che ci permette di esplicitare questa velocità relativa e quindi questa velocità relativa, se questo è fermo, V1-V2 è uguale a 16, ma se V2 è uguale a 0, V1 uguale VR uguale 16 km orari. Ci siete? Significa che la Volvo avrebbe tamponato a 16 km orari la Fedra che era ferma, la quale sospinge in avanti e tampona la Frontera. Va bene? Questa è l'ipotesi, è la tesi sostenuta dalla conducente della Fedra. Ma se fosse così, allora, se fosse così, abbiamo questa situazione. In arresto in movimento a 16 km orari. Lì abbiamo le nostre equazioni. Esprimiamo il principio di conservazione di quantità di moto, sappiamo già che MBVB uguale 0 perché è ferma, ci siamo? Quindi compare solo il tamponante al primo membro, al secondo membro invece le quantità di moto di entrambi i veicoli, ovviamente coefficiente di Poisson. Possiamo esplicitare la velocità di uscita della Fedra, ma questa velocità di uscita della Fedra da questo tamponamento sarà a sua volta la velocità di tamponamento con la Frontera, perché se è ferma, quindi
dall'impulso riceve una velocità che sarà la stessa con la quale va a tamponare la frontera e che a sua volta quindi è proprio la velocità relativa tra i due veicoli. Ma siccome quell'ultimo è fermo, abbiamo la possibilità di esplicitare direttamente l'equazione, sfruttando proprio il fatto che ogni volta nei due urti c'è un veicolo che è fermo. Quindi in buona sostanza la velocità relativa equivale alla velocità del tamponante, una volta per la Volvo e l'altra volta per la Fedra. A questo punto andiamo a esplicitare proprio questa equazione. Andiamo a vedere a questo punto qual è la velocità, qui sarebbe VR, ma siccome i due veicoli sono fermi, equivale sempre, abbiamo detto, a una velocità. Allora qual è la velocità della Fedra, con la quale la Fedra tampona l'ultimo veicolo, che a sua volta è la sua velocità di uscita da questo tamponamento, perché era ferma, è data dalla solita equazione che esprime la velocità relativa. La risolviamo con l'energia di deformazione nota, con le masse e con epsilon uguale a 1, e quindi in buona sostanza la Volvo tampona a 16 km orari, la Fedra esce da questo impatto a 7,5 km, ho fatto il cattivo, ci ho messo il numero dopo la virgola, 7,5 km orari, con la quale va a tamponare l'ultimo veicolo. Ci siete? Beh, abbiamo un'informazione molto importante, perché a questo punto esplicitiamo tutto in funzione dell'energia di deformazione, cioè la velocità relativa ormai a noi nota la esprimiamo rispetto all'energia di deformazione, quindi risolviamo rispetto E con D e andiamo a vedere, ma allora questa velocità in buona sostanza quanta energia mi tira fuori in questo impatto? Fidatevi, se non è 10 è 11, cioè è meno di un battito di ciglia, cioè non è neanche minimamente comparabile con quello che noi già sapevamo, perché noi sapevamo che in quest'urto era stata dissipata una bella energia, oltre 33.000 joule, e dunque l'applicazione delle leggi della fisica ci permette di escludere in maniera categorica questa versione. Non è possibile che questo veicolo abbia potuto concatenare tutti i danni fino all'ultimo. Dunque c'è un surplus di energia, vedete? Cioè questo delta E qui, chi lo dà? Cioè la differenza tra questa energia che abbiamo trovato e questa che uscirebbe fuori dalla Volvo, chi la dà? Questo veicolo, necessariamente il veicolo intermedio deve avere una velocità, cioè contribuire alle deformazioni. La Lancia Fedra non è ferma. E abbiamo due possibilità, abbiamo detto. Abbiamo due possibilità. E a differenza del secondo caso, abbiamo, quindi vi do una doppia, come siamo messi con i tempi? Posso andare? Quindi abbiamo, e qui lo scrupolo, la curiosità, la voglia di indagare si sposa con la capacità tecnica. Allora, guardate un po', qui della Volvo V50 avevamo il dato registrato dalla scatola nera della Octo Telematics. E ve l'ho voluto portare anche per farvi capire che alla fine i conti tornano. Allora, la scatola nera della Volvo V50, leggete un po' qui, velocità GPS rilevata, chilometri 30. Noi, dai nostri calcoli, eravamo partiti dalla legge di Newton, nostro amico, avevamo sviluppato tutto, eravamo arrivati a 30 km orari. Guardate un po', 30 km orari, siamo stati bravi. Cioè significa che tutto quello, tutto l'impianto, quello che io amo definire il protocollo di calcolo, era esattamente centrato. Era esattamente centrato. E quindi il tecnico ha una conferma della propria traiettoria, ma a questo punto questa prima soluzione non è ammissibile, cioè il fatto che a causare il tamponamento possa essere stata solo la Volvo
implica che la Volvo avrebbe tamponato a 30 km/h, ma noi sappiamo che così non è, così non è. E quindi questa soluzione, cioè della responsabilità del tamponamento sia dell'ultimo veicolo, non ha riscontri con il dato oggettivo, rimane quindi necessariamente il secondo risultato, ed è un risultato molto particolare, molto molto particolare. Ciò significa che in buona sostanza, da tutti i risultati che abbiamo dedotto, noi sappiamo che la sequenza del tamponamento quindi è questa. Noi sappiamo che la Volvo ha tamponato a 30 km/h, ce lo dice la scatola nera. Sappiamo questa energia, risviluppiamo ancora la solita equazione, otteniamo che la velocità relativa è 16 km/h, ma una delle due la conosciamo, quindi deduciamo l'altra. Cioè noi sappiamo che quindi la Fetra, che ha certamente una sua velocità, la Fetra è uscita da quest'urto a 14 km/h. Ricordate quando prima, nello sviluppare il primo urto, vi ho detto ricordiamo questo dato, cioè abbiamo visto che se la Volvo tamponava a 30 km/h usciva dall'urto a una velocità di 14 o 15. Abbiamo trovato il link di tutto il sinistro e ce lo dice proprio questo. Allora il link è una è veramente una concatenazione temporale degli eventi, cioè questa complessa analisi può essere così riassunta: la frontiera è ferma, la Fetra tampona a 30 km/h, che è il risultato della prima soluzione che noi abbiamo trovato. Noi sapevamo che in uscita la Fetra aveva proprio circa 14 km/h, che è la stessa che troviamo in uscita dal tamponamento della Volvo. Allora cosa succede? Succede che la Fetra tampona e un istante dopo, quando ha perso la sua energia nelle deformazioni, viene tamponata da questa. E dunque, in buona sostanza, è possibile affermare che la responsabilità del tamponamento è certamente del veicolo centrale, perché è lui, o per meglio dire, è lei, che con i suoi 30 km/h ha contribuito energeticamente al tamponamento e contestualmente all'uscita, attenzione, contestualmente all'uscita d'urto, uscita, non inizio d'urto, cioè quando la Fetra aveva già i suoi 14 km/h, è stata tamponata dalla Volvo. È esattamente quello che ci aveva detto questo conducente. Abbiamo la soluzione del problema. È un problema molto complesso. Guardate, questo è un esempio, il professore penso me ne potrà dare atto. Guardate che nella ricostruzione incidente stradale questo è uno dei casi più complessi, proprio perché è una concatenazione di eventi molto particolare. Siamo arrivati alla soluzione attraverso una serie di intuizioni, ma l'applicazione dei protocolli di calcolo. Il successivo case study ribalta il punto di vista e sarà molto più veloce, molto più cruento, ma molto più avrà una soluzione anche più veloce, sempre attraverso l'applicazione delle solite equazioni. Nelle prossime slide mi propongo di andare un po' più veloce, proprio perché ormai quelle tre equazioni che usiamo ormai sono note. Allora, qui noi abbiamo tre mezzi pesanti e un veicolo intermedio. Abbiamo l'ultimo della colonna con questa massa che tampona un altro mezzo pesante. Stimiamo, soliti cataloghi, ecco, nel caso dei mezzi pesanti l'utilizzo dei cataloghi è estremamente utile, perché le rigidezze sono praticamente sovrapponibili, quindi il confronto dei danni almeno del più o meno chilometro orario è assolutamente rappresentativo dell'energia di deformazione. Tampona quindi un veicolo sempre pesante intermedio. Qui siamo sulla Pontina a Roma, e ha avuto anche risonanza, probabilmente nella memoria di qualcuno comparirà. Tampona un veicolo intermedio sempre mezzo pesante,
possiamo stimare anche qui i 2S, eh? Cioè siamo qui, ok? Qui dentro, siamo qui dentro. 10 posteriore, 25 anteriore, e qui purtroppo abbiamo la Saxo, che è il terzo veicolo, qui subisce un tappo, vedrete le condizioni della Saxo, subisce un tamponamento posteriore, quindi una terribile deformazione posteriore e anteriore, con AS stimati in 45 km orari. Non può essere oggetto di questo seminario come si arriva a questo 45 km orari, ma ripeto, magari può essere una sfida per un altro appuntamento. E in ultimo abbiamo l'ultimo veicolo, il primo della colonna, con un S stimabile di 4 km orari. Veramente complesso, 4 veicoli, di cui uno con masse, quindi rigidezze completamente diverse rispetto agli altri. Allora, qui il problema è, si insinua che il tamponamento sia stato innescato dalla povera vittima che guidava questa Saxo. Il risultato che stava seguendo era dal danno alla beffa, veramente dal danno alla beffa. Anche perché non può parlare, quindi non può dire la sua, gli altri, ognuno dice la sua, e alla fine chi deve, anche qui, chi deve giudicare è in balia veramente delle urla. Ho visto, per la risoluzione di questo caso, ho visto le più grosse corbellerie di fisica, di matematica, ma anche di logica che si possano dire, e nel caso dei non ingegneri non me ne preoccupo. Ma con grande dispiacere, purtroppo, proprio di professione, cioè di rispetto per la nostra professione, quando si vedono invece applicazioni di leggi della fisica assolutamente inconsistenti, frutto della immaginazione. Se invece riconduciamo tutto nei confini della rigorosa scienza, allora di nuovo analizziamo questo particolare urto. Era il primo problema del giudice, ma la signora ha fatto tutto lei? Allora, l'energia, ancora una volta un mezzo per la massa per le S al quadrato, per questo veicolo e per questo veicolo, ci permette di definire l'energia dissipata in questo tamponamento. Possiamo stimare la velocità relativa dei due veicoli e quindi anche desumere le velocità relative del singolo veicolo. Qui la semplicità del calcolo è dovuta al fatto possiamo applicare di nuovo il principio di conservazione di quantità di moto, risolvere la velocità del veicolo tamponante in funzione del tamponato e dell'energia di deformazione. Questa non è intanto la velocità relativa, no? V meno Vb, si porta Vb al secondo termine. Conosciamo di nuovo esplicitiamo la velocità di uscita del mezzo tamponante in funzione della velocità relativa, coefficiente di Poisson, VA, e a questo punto vi introduco una nuova piccola soluzione, cioè le velocità di uscita sono di nuovo energie cinetiche. Noi non esplichiamo nient'altro che il principio di conservazione dell'energia. Un'energia cinetica ante urto si esplica in un'energia, in varie forme di energia post-urto, e se c'è una velocità post-urto significa che c'è una energia cinetica post-urto. Questa energia cinetica post-urto viene dissipata in lavoro di attrito a terra, quindi un mezzo mv quadro un mezzo mv quadro in uscita è uguale al lavoro di attrito a terra, cioè mg f per s, quindi la massa per l'accelerazione di gravità per il drag factor, cioè coefficiente di attrito per lo spazio impiegato. Mm vanno via, qui viene il 2, qui viene la radice quadrata, e quindi 2 g f per s. E allora possiamo risolvere ed esplicitare la velocità di uscita del mezzo supposto tamponante in questo caso, eguagliando l'energia cinetica post-urto con il lavoro di attrito a terra. In buona sostanza
la Saxo è uscita a 8 km orari. Allora a questo punto, sostituendo e risolvendo, possiamo desumere quali sono le velocità all'urto, quindi VA e VB, dove VA è la velocità della Saxo all'urto e VB è la velocità dell'Iveco, non mi ricordo il numero, lo vedremo dopo, 560, 480, non lo so, all'urto. Quindi qui siamo all'interno della concatenazione del tamponamento. Quindi la Saxo avrebbe tamponato a 81 km orari l'Iveco quando andava a 32 km orari. Allora qui entra in gioco la sensibilità al fatto fisico e vediamo se è possibile. Allora, queste sono le condizioni del veicolo, io, se volete possiamo anche vederle con altre viste, ma non mi piace essere particolarmente cruento. E allora, chi ha esperienza in meccanica degli urti, in meccanica di costruzione di incidenti stradali, sa che nel fenomeno dei tamponamenti degli autoveicoli contro i mezzi pesanti si verifica un fenomeno cosiddetto carucket, cioè il veicolo rimane incastrato, profondamente deformato in una parte anteriore, che viene completamente collassa, non ha possibilità strutturale di resistere. Ora voi vedete qui l'anteriore del veicolo, addirittura la parte, ancora si vede il parafango, abbiamo una compressione del cofano, vedete la forma V del cofano, la parte posteriore invece è decisamente rivelatrice dell'impulso. Ricordiamo la epsilon, è il rapporto dell'impulso di compressione diviso quello di restituzione. Ecco, la dimestichezza, io la chiamo la fisica sui polpastrelli, lo sporcarsi le mani di grasso, cioè avere il senso fisico, ci permette di capire che se la Saxo, già così, se la Saxo avesse tamponato lei, così come qualcuno voleva sostenere, non è possibile avere un anteriore in queste condizioni. Cioè un tamponamento di una Saxo, di un veicolo a 81 km/h non permette, per fenomeni, per prove di crash note e sperimentati e diffuse anche facilmente rinvenibili, non è possibile avere un danno di questo genere. Dove sta la differenza? La differenza sta nel tempo d'urto, nella dinamica, cioè questo è un effetto di compressione in dinamica, quindi con tempo. Questo è un effetto di compressione in statica. La differenza è sostanziale. Già solo questa analisi avrebbe dovuto indurre a ritenere impossibile, già così in maniera preventiva, a sensibilità a fatto fisico, questa ipotesi. Ma sviluppando i calcoli si aveva poi una conferma a questa sensibilità, perché avremmo desunto una velocità talmente alta di questo veicolo che certamente avrebbe confortato i nostri risultati, la nostra percezione. Quindi non è la Saxo a tamponare. A questo punto, molto velocemente, possiamo però andare avanti alla nostra analisi e risolvere gli altri urti in modo molto veloce. Le equazioni sono sempre le stesse, si parte dalla stima dell'energia di deformazione, la si riporta nella solita relazione. Qui è possibile quindi calcolare immediatamente che l'Iveco Stralis 480 che tampona avrà un suo delta V di 24 km orari, il tamponato che è il 450 avrà un suo delta V di 16 km orari, conoscendo il posturto del mezzo tamponante dalla equazione che abbiamo detto prima, cioè la esplicitazione dell'energia cinetica posturto e il lavoro di attrito a terra, otteniamo la velocità di uscita del mezzo tamponante dalla relazione di Poisson, la velocità di uscita immediatamente dell'altro mezzo. A questo punto, di nuovo esplicitando l'equazione del principio di conservazione della quantità di moto, abbiamo la possibilità, e sempre attraverso la relazione della velocità relativa, abbiamo la possibilità di risolvere le due equazioni in due incognite e desumere quali sono le velocità dei due veicoli.
abbiamo che il 4,80 tampone a 69 km orari, quando il 4,50 aveva 33 km orari. Stesso ragionamento a questo punto per l'ultimo veicolo, cioè scusate, per l'ultimo contestuale urto che prende in considerazione i tre veicoli, l'ultimo mezzo pesante, ahimè la Saxo e lo Stradis 450 intermedio, sostituendo otteniamo che, e qui chiedo scusa, credo che sia saltata una equazione, ok, perfetto, il 4,50 l'abbiamo desunto a 33 km orari. A questo punto, se svolgiamo l'ultima lo stesso procedimento dell'altra slide anche per quest'urto, otteniamo un risultato determinante, perché attraverso quindi la energia di deformazione, la relazione alla velocità relativa, la esplicitazione dell'energia cinetica post-urto, il lavoro di attrito e il coefficiente di Poisson, mettendo a sistema queste equazioni, otteniamo che l'ultimo veicolo era fermo, cioè da equazione viene fermo, e questo è importantissimo. Abbiamo che il veicolo 4,50 ha tamponato a 45 km orari e entrambi VA e VB sono usciti a 24 o 26 km orari, e quindi questo significa che avevamo già capito che la Saxo non aveva tamponato l'ultimo veicolo che era fermo, sappiamo che l'ultimo veicolo era fermo, quindi abbiamo capito che la signora aveva visto il mezzo fermo e si era incolonnata anche lei dietro, e quindi sappiamo che l'ultimo veicolo, che è quello nero che sta lì dietro per intenderci, sta qui, è lui che ha innescato il tamponamento, perché avevamo già desunto che procedeva a questa velocità di 69 km orari a fronte dell'altro che ha una velocità addirittura della metà, quindi non aveva valutato bene le distanze, e nel mentre lui era fermo, la signora era ferma, e questo a circa 30 km orari era chiaramente il rallentamento perché aveva percepito la situazione, vedete, poi tradurre le velocità in atto dinamico e comportamentale è importante, quindi abbiamo capito che due erano fermi per il traffico, il terzo, la risoluzione delle equazioni ci fa capire con quella velocità bassa che anche lui era in rallentamento, l'ultimo, se procede a 69 km orari, che è una velocità assolutamente fuori dalla logica delle altre condotte di guida, è lui che non ha capito, non ha rilevato l'incolonnamento, anche perché ostruito dalla visuale dell'ultimo mezzo pesante, e ha letteralmente causato e concretizzato il sinistro. Volevo farvi un piccolo regalo nel farvi poi vedere questa simulazione, farvi vedere anche la simulazione dinamica di questo sinistro, che ci restituisce, ci traduce in modalità visiva tutto quello che noi deduciamo, e ci dà anche, come dire, no? È il passaggio dalla teoria poi alla traduzione, all'aspetto visivo e al passaggio delle informazioni tecniche a chi se ne dovrà giovare. Voglio qui adesso entrare nel terzo passaggio, perché abbiamo parlato tanto di delta V. Sapete perché parliamo di delta V? Io sono vi ho sporcato la mano, posso dire. Delta V è la mia sfida personale da 20 anni, perché delta V in realtà è la sollecitazione sull'occupante, cioè le prove sperimentali ci fanno capire che quel delta V si traduce in il cosiddetto urto, quello che noi chiamiamo urto secondario, cioè l'urto a cui possono essere sottoposti gli occupanti di un veicolo se non correttamente ritenuti, contro le finizioni del veicolo, contro pillari, montanti, eccetera. E prove sperimentali, quindi ricerche sperimentali, concentrano la loro attenzione proprio
su questo aspetto, cioè sulla rilevanza che ha quindi da un punto di vista di potenzialità lesiva proprio questa differenza di velocità. Cioè non è importante la velocità di impatto, ma è importante da un punto di vista lesivo, è importante la differenza di velocità, quindi è la restituzione in buona sostanza che determina un limite rispetto a un altro di potenziale lesivo. Adesso qui la parte rossa, ahimè, non si vede bene sul video. Allora, dobbiamo sapere che tipicamente il tempo d'urto, siamo partiti dall'impulso, abbiamo integrato, ricordate, no? Abbiamo integrato l'accelerazione per il delta t, quindi l'impulso, la massa per l'integrale di Einstein sul delta t. Ecco, quel delta t è un tempo che è certamente variabile, ma tipicamente varia nell'arco sicuramente di pochi centesimi di secondo, tra 3, 5, 6 centesimi di secondo è, diciamo, il tempo significativo. Questo ci permette, conoscendo il delta v, se conosciamo il delta v e conosciamo il tempo d'urto, abbiamo possibilità di desumere anche l'accelerazione, o per meglio dire la decelerazione in cui sono sottoposti gli occupanti. Ebbene, allora sono state sviluppate delle tabelle, questa è una tabella di Schmidt a cui hanno partecipato tantissimi studiosi, che hanno correlato i risultati di tante analisi attraverso i parametri quindi di accelerazione e decelerazione, il termine di ES di cui abbiamo parlato e, attenzione, vedete qui, velocità relativa. E qui è l'importanza quindi di riuscire a caratterizzare un urto, quindi un tamponamento in particolare, sempre in funzione della velocità relativa. La velocità relativa e quindi quell'equazione che esprime dalla velocità il delta V in funzione dell'energia è veramente fondamentale, perché permette non solo di ricostruire meccanicamente un sinistro, la ricostruzione della meccanica di un sinistro significa fisica e dinamica, cinematica e dinamica, velocità e forze, quindi il termine meccanica, ma permette quella velocità relativa anche di avere importanti informazioni in termini di potenziale lesivo, e quindi per consentire a chi dovrà decidere e prendere delle decisioni di prenderle su solide basi scientifiche. Adesso qui voi non potete vedere bene soprattutto questa parte qui. Tipicamente si è dimostrato che se la decelerazione non raggiunge valori compresi tra 4 e 15 g, i fenomeni, il cosiddetto colpo di frusta, non cominciano ad assumere dei valori significativi, cioè sono pienamente assorbibili dalla corporatura normotipo di un normotipo 15 o 50 percentile, mentre invece per valori successivi io, ahimè, ho purtroppo ampia dimostrazione che ogni volta che i delta V, cioè che le accelerazioni superano i 40, 50 e anche di più, ecco, per valori addirittura a tre ordini di grandezza, il collo non può proprio resistere, e quindi osserviamo soggetti dentro i veicoli che hanno proprio la testa penzoloni, perché la sollecitazione, quel delta V in quel tempo di compressione, ricordate, abbiamo parlato compressione iniziale, compressione finale, non consente alle ossa proprio umana, conformazione allo scheletro, di poter resistere quelle sollecitazioni. Allora qui abbiamo dei parametri, ecco, per esempio in termini di velocità relativa, vedete, è estremamente interessante, cioè fino a che la VR si mantiene su 30-40 km/h, sì, abbiamo dei significativi, ma non a livello così importante. Man mano che saliamo, andiamo attorno a 100, andiamo veramente alle impossibilità di poter resistere a quella velocità relativa. E quindi capite che ricostruire un sinistro e avere quella informazione ha una diretta correlazione poi anche con sperimentazioni eseguite. Poi, se volete, possiamo anche entrare un po' nel dettaglio, ma mi interessava farvi capire, darvi dei parametri di riferimento in termini di decelerazione e velocità relativa. Le prove vengono fatte così, queste per esempio sono due prove del CESTA, vengono messi due soggetti del veicolo con una serie di accelerometri sulla testa,
e vengono eseguite, vengono quindi parametrizzati i dati, e quindi otteniamo queste che sono delle curve sui diversi assi anche per misurare il ciondolamento, e queste esperienze poi attraverso anche delle curve di correlazione ci permettono di caratterizzare il potenziale lesivo anche per casi in cui evidentemente non possiamo eseguire una sperimentazione, altrimenti questi soggetti non sarebbero più nostri amici quotidiani. E se volete poi potremo vedere con esempio anche quella ricostruzione in video, ma diciamo il seminario si chiude qua per quanto riguarda l'urto centrato. Ovviamente se volete, se c'è interesse, con la carrellata veloce di equazioni possono essere fornite, non c'è nessun tipo di problema, le ho, sono frutto di nostri, no, di nostri studi, ma non sono nostri, sono di tutti. La fisica è bella per questo, perché descrive la nostra vita, e quindi qualora qualcuno fosse interessato non c'è nessun tipo di problema, anche se ho visto molti di voi prendere appunti, e questa per me è sinceramente una soddisfazione. Quando si prendono appunti e si seguono i passaggi significa che c'è interesse, e questo mi fa molto piacere. Vi saluto con questa slide, non ho praticamente più voce, ringraziando il professor Figliolini per la sua accoglienza. Qui c'è un mio carissimo amico, Joël Camatias. Joël Camatias è un amico monegasco che ho incontrato nella mia vita professionale, e mi ha lanciato una sfida importante, un pilota anche piuttosto importante, e abbiamo fatto un bel lavoro con lui, e questa è una sua dedica personale, non si legge, una sua dedica personale, e si legge pure qualcosa qui, è una dedica che io ovviamente serbo nel mio cuore con grandissimo piacere, perché restituisce veramente il senso dell'ingegneria, il senso di questa professione, il senso della nostra importanza nel ruolo sociale. Con Joël Camatias è stato coinvolto in un incidente in pista a una velocità molto alta, all'ordine di 200 km orari, per una avaria all'impianto frenante, e lo abbiamo supportato io e i miei collaboratori per capire questo sinistro, l'abbiamo ricostruito, abbiamo avuto la possibilità di contribuire al miglioramento del veicolo, e queste sono cose veramente molto 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 importanti per noi, per la nostra attività. Io spero con questo seminario aver catturato un po' la vostra attenzione. Vi ringrazio dell'accoglienza, e quei messaggi a voi con affetto e grande augurio per la vostra attività professionale, e ricordate che l'ingegneria è un'arte, un'arte meravigliosa. Io ringrazio il professor Luigi Papa, che era preside di questa facoltà, io sono cresciuto professionalmente con lui, i suoi insegnamenti sono con me nel mio cuore, e a voi li lancio come spirito e come augurio per la vostra attività professionale. Serbate con voi nel vostro cuore la grinta, l'orgoglio di essere ingegneri, e ricordate che essere ingegneri è qualcosa di speciale, forse è contenuto nel nome stesso, nel titolo stesso. Se ci riflettete troverete un'emozione particolare, ed è questa emozione che io vi auguro di portare con voi, che vi guidi nella vostra sfida di studenti, e che vi possa guidare anche nella vostra vita lavorativa. Se oggi sono quello che sono nel mio piccolo e ho costruito qualcosa, lo devo, grazie all'amore
per questa professione che è nata da questa facoltà, e per questo serverò sempre un grandissimo ricordo di questa facoltà. Grazie ancora a tutti.